Power Rangers Once and Always è il miglior prodotto fatto sui Mighty Morphin Power Rangers. Parliamone insieme, sigla! Bentornati su Nuovo Mamamazzo e bentornati nella rubrica. No, non c'è una rubrica, non parlo mai di Power Rangers solitamente, però potete intuire dalla mia veneranda età e dai miei gusti, tipicamente anni 80-90, per il mio amore per le tartarughe ninja, per il mio amore per i Ghostbusters, che potrei aver amato anche i Power Ranger quando ero piccolino, e infatti è così. Oggi per l'occasione mi sono vestito di blu per farvi capire anche qual è il mio Power Rangers preferito, quindi potete immaginare la mia gioia nello scoprire che Power Rangers Once and Always non solo è una reunion dei Power Ranger, non solo è un anniversario per i 30 anni dall'uscita della prima puntata occidentale dei Power Rangers, della prima puntata dei Power Rangers, poi andiamo a parlare bene nel dettaglio da cosa traggono origini, ma vede anche come protagonista il Blue Ranger, Billy Cranston, interpretato da David Yost, che è a mani basse, non è stato il leader in passato dei Power Ranger, è sempre stato il cervello del gruppo. Ma a tutti gli effetti è diventato il leader in questa speciale reunion, e poi lo si può dire che questo merito gli è stato dato per la longevità che ha dato al suo personaggio. Infatti, Billy Cranston è stato il Power Rangers che più ha partecipato agli episodi della serie Mighty Morphin Power Rangers e anche alle serie successive come, diciamo, Uomo sulla sedia, no? Per citare Spider-Man No Way Home. E questo dà notevole merito all'attore David Yost che, nonostante sia quello che ha partecipato a più episodi dei Power Rangers, sia stato anche quello del cast originale, quantomeno che è stato più bistrattato sul set, come si dice, dalla crew, dalle persone dietro alle quinte, che lo hanno sempre schernito, lo hanno sempre denigrato per la sua indole, che poi si è rivelato il suo vero orientamento sessuale. È sempre stato discriminato per questo, e questa discriminazione a causa del suo orientamento lo ha portato anche su strade molto molto buie, da cui finalmente è uscito accettando se stesso. E sono davvero felice che a tutti gli effetti in questo speciale sia il leader dei Power Ranger. Lo vediamo anche perché a un certo punto, quando sale sul Megazord, è al centro della piattaforma di comando, ma andiamo con ordine. Innanzitutto, Power Rangers, come dicevo, è una serie che compie quest'anno 30 anni ed era davvero orribile, ragazzi. Se voi andate a vedere su internet, se andate a pescare qualche episodio, era davvero fatto male, fatto malissimo. E non mi riferisco al fatto che è una serie occidentale che prende dei pezzi da una serie orientale esistente già da 16 stagioni, ovvero i Super Sentai, e crea un prodotto ibrido con appunto delle scene riutilizzate, aggiungendo la trama e i personaggi occidentali. Non mi riferisco a questo montaggio, che è anche un'idea molto particolare, molto interessante, ma proprio al risultato finale di trama che è poco più di una trama che al giorno d'oggi potremmo trovare in un cartone animato per bambini di età prescolare. E vi ricordo che i Power Ranger invece erano orientati a una fascia tra gli 8 e i 12 anni. Mentre proprio allora, negli anni 90, prodotti per quella fascia d'età, mi viene in mente la serie animata Batman The Animated Series, potevano essere visti sia dai bambini ma anche apprezzati dagli adulti, Power Ranger è un prodotto che da adulto era davvero brutto da vedere, è davvero brutto da vedere. Mi riferisco sempre alla serie Mighty Morphin Power Ranger, che è l'unica serie che io ho seguito, perché poi quando hanno cambiato varie serie sono diventati Alien Ranger, Zeo Ranger, tutte queste cose qua ho smesso di seguirli, sono anche cresciuto nel frattempo. Però
voglio sperare che col passare delle stagioni, queste nuove stagioni di Rangers siano state quantomeno registicamente o a livello di sceneggiatura siano state migliorate. Ma non si può dire certo la stessa cosa per le prime tre stagioni, ad eccezione fatta di tutta la saga del Green Ranger, Tommy Oliver, che è tuttora una delle saghe più interessanti delle prime stagioni dei Rangers. I Power Rangers hanno sempre avuto un leader, ma a differenza delle Tartarughe Ninja non era quello vestito di blu, anzi, quello vestito di blu era paragonabile al nostro Donatello delle Tartarughe Ninja, ovvero il cervello del gruppo. Il leader in questo caso era Jason, ovvero il Red Rangers, per chi non mastica l'inglese, il Rangers rosso. Ruolo che è stato, diciamo, reso ruolo che è sempre stato questo ufficialmente, ma che è stato un po' soppiantato per interesse, per popolarità, dal Green Rangers. Il Green Rangers ha rubato la scena a Jason. Tommy Oliver era un personaggio molto più interessante di Jason, che di fatto è diventato il leader del gruppo, prima appunto come Green Rangers e poi come White Rangers, il Rangers bianco. Questo anche perché Jason, insieme anche a Zack e, se non sbaglio, Trini, che sono rispettivamente il Black Rangers e il Yellow Rangers, gli attori ovviamente, sono stati recastati, o meglio, scusate, hanno fatto uscire di scena i personaggi, credo nella terza stagione, se non ricordo male, o nella seconda stagione addirittura, e hanno fatto entrare dei nuovi Mighty Morphin Power Rangers. Lo dico sempre in modo completo per farvi capire che siamo sempre nell'ambito di quei Rangers con quell'aspetto, con quei robot, quindi Dinosaur, non altri tipi di Power Rangers. E sono stati appunto soppiantati da nuovi Rangers, tra cui Rocky, che è stato il nuovo Red Rangers. Non ricordo i nomi dei nuovi Black Rangers e Yellow Rangers, che però fanno tutti e tre anche loro una comparsa in... anzi, Rocky ha un ruolo più di rilievo in questo episodio, e anche la nuova Yellow Rangers, la seconda Yellow Rangers e il secondo Black Rangers fanno una comparsa in questo speciale. Rocky appunto prende proprio il posto di Red Rangers, ma fin dai primi tempi non è mai stato poi il leader dei Power Rangers, quindi il Red Rangers non è per forza il leader, lo può diventare chiunque. Vediamo anche la seconda Pink Rangers, ovvero Catherine, che è stato il secondo interesse amoroso di Tommy, con cui hanno avuto un figlio nella finzione cinematografica, che qua viene appunto citato. Ma la cosa interessantissima è che nonostante i soli Rangers fin dal primo episodio presenti in questa reunion siano appunto Zack Taylor, ovvero il Black Rangers, e Billy Cranston, ovvero il Blue Rangers, hanno trovato il modo a livello narrativo di inserire tutti i personaggi originali, anche solo citandoli, e poi con un escamotage mettendoli da parte. Quindi vengono, ve lo dico, tanto accade nei primi minuti di questo mediometraggio di un'ora, il Green Rangers, quindi Tommy, la Pink Rangers, il Red Rangers originali, vengono rapiti da Rita Repulsa, e di conseguenza è per questo che chiamano le riserve. Trovano anche un modo narrativo per spiegare come è possibile avere le monete del potere sia in possesso dei primi che dei secondi Rangers. Potevano anche sbattersene le scatole, e invece l'hanno voluto spiegare, e questo rende molto onore alla sceneggiatura. Mentre purtroppo, per quanto riguarda la prima Yellow Rangers, Trini, è stato, come si dice... hanno utilizzato un metodo diverso per toglierla di mezzo, perché purtroppo l'attrice Thuy Thanh, l'attrice vietnamita Thuy Thanh, è morta in un incidente d'auto nel 2001, se qualcuno non lo sapesse. E di conseguenza la reunion medesima è incentrata proprio su questo, è una commemorazione sulla morte della prima Yellow Rangers. Destino beffardo ha voluto che quando girassero questo speciale, Jason David Frank, che è l'attore che interpretava il Green Ranger, fosse ancora vivo, ma purtroppo di lì a poco è venuto a mancare anche lui, per
scelta sua, diciamo. E l'episodio, di nuovo scusate, la reunion, è dedicata anche a Jason David Frank, però purtroppo non c'è un accenno maggiore alla sua, diciamo, alla sua memoria, proprio perché quando hanno girato questa reunion lui era ancora in vita e non ha partecipato alla reunion. Un vero peccato, perché mi sarebbe davvero piaciuto, anche solo per un attimo, che sotto il casco del Green Rangers si fosse rivelato Jason David Frank, che interpretava appunto Tommy Oliver. Un piccolo appunto: io ho parlato di Billy Cranston interpretato da David Yost, ma anche Jason, dopo Billy, è stato il Power Rangers che più è tornato come guest star nelle serie successive dei Power Ranger. È stato anche il Red Rangers, è stato il, non so se si chiamava Black o Gold Rangers nelle serie successive che io non guardavo, e anche partecipato di nuovo come Green Rangers a un'altra reunion che hanno fatto in passato in un episodio speciale dei Power Rangers. E forse è anche per questo che noi vediamo in questo speciale Tommy Oliver come Green Ranger e non come White Ranger. Tornando invece al personaggio di Trini, chiaramente non lo hanno narrativamente fatto morire nel 2001, perché altrimenti ne avrebbero dovuto parlare nelle serie successive dei Power Ranger. Non hanno mai toccato quell'argomento perché era una ferita molto fresca. Ne hanno parlato in questa reunion, facendo morire il personaggio in modo diverso, ovviamente, da come è morto l'attore, da come è morta l'attrice che la interpreta, un po' come è successo in Ghostbusters Legacy con il personaggio di Egon Spengler, che ovviamente è morto per mano di Gozer, e non come è successo ad Harold Ramis 4 o 7 anni prima, non ricordo. Il personaggio di Trini è morto un anno prima rispetto a quando noi vediamo il grosso della trama di questo special, e ha avuto modo di crescere e di avere una figlia. La figlia di Trini diventerà la nuova Yellow Rangers, e questo credo sia il messaggio più bello che si possa possano aver dato alle nuove generazioni, anche in memoria appunto dell'attrice, ovvero che il suo retaggio come personaggio di una serie televisiva tanto amata è stato portato avanti da questa nuova generazione. È stato un po' straniante vedere l'inizio di questo speciale, perché ci butta subito nell'azione, quindi non c'è una trama che inizia in modo graduale, ma siamo buttati subito al centro dell'azione, e poi viene spiegato prima che cosa è successo. Questo per esigenze, diciamo, narrative, perché appunto non potevano mostrare i Rangers che non c'erano fisicamente in borghese, quindi hanno mostrato solo Billy che si trasformava, e gli altri invece hanno sempre tenuto il casco proprio perché gli attori non erano presenti. Ma con questo escamotage narrativo molto interessante hanno di fatto creato l'episodio forse più bello appunto delle prime 3 stagioni, che, ripeto, erano davvero brutte da vedere. Ci sono stati tantissimi omaggi, un sacco di omaggi che persino io non ho colto sicuramente, perché non ho visto il resto delle serie. C'è stata di nuovo la citazione all'inventiva di Billy, che è un genio fuori dal comune, ha inventato una Volkswagen volante che è tuttora presente. Scopriamo che è diventato l'impresario di un'azienda tecnologica, la Cranston Industry, e il suo laboratorio, la sua azienda, è dove c'era il centro di comando di Zordon, che sta tentando da anni di far tornare, dopo che, se non sbaglio, nella terza o nella quarta stagione è scomparso nell'etere, ed è per questo che per sbaglio fa tornare invece Rita Repulsa. Quindi c'è tutto un filo logico abbastanza coerente con quello che abbiamo visto nelle stagioni precedenti. Scopriamo che Zack è il padrino della figlia di Trini, e questo può essere spiegato, nonostante l'amicizia tra Trini e Billy fosse più forte, dal fatto che a livello di trama Jason, Trini e Zack fossero stati scelti tutti e tre come dei delegati delle Nazioni Unite. Quindi ha senso che Trini abbia fatto fare a Zack il padrino di sua figlia, e vediamo appunto che Zack poi si trasferisce a casa della figlia di Trini, ottemperando a quello che un padrino dovrebbe proprio fare, ovvero diventare il genitore in caso di mancata
di prematura di partita del genitore. E da italiano sono stato davvero felice di scoprire che persino i doppiatori originali sono tornati a doppiare i personaggi di un tempo. Billy ha la stessa identica voce, tanto di cappello, il doppiatore forse l'ho sentito magari un pochino invecchiato in alcune frasi. Come d'altronde è invecchiato anche il personaggio, è invecchiato anche l'attore David Yost, però davvero è la stessa voce ed è spettacolare sentirla di nuovo sul Blue Ranger. Lo stesso vale per Zack Taylor, che invece ha una voce molto più matura, molto più adulta rispetto a quando era doppiato nella serie originale, ma è comunque lo stesso doppiatore. Ho sentito anche le stesse voci di Jason per qualche secondo. Non vi posso dire le voci di Rocky e di Kat perché francamente non le ricordo, però sono davvero felice che quantomeno abbiano mantenuto questa continuità. Sicuramente perché sanno che i fan dei Power Rangers sono molto accaniti e quindi avrebbero apprezzato moltissimo questa cosa. Quindi complimenti a Netflix Italia che ha scelto di nuovo gli stessi doppiatori. L'unica pecca, francamente, nella parte finale dove si usano dove si usa il Megazord, dove si usano i Dinosaur, è tutta in CGI ed è una CGI, diciamo, a livello della CW attuale, forse anche più basso. È una CGI che si usava nei primi anni 2000, proprio nelle serie come Power Rangers o simili. Ecco, io lì francamente avrei proprio evitato di usare la CGI, chiaramente non potevano usare dei vecchi footage come facevano in passato, anche perché ormai con l'HD si sarebbe notata tantissimo la differenza, però io avrei davvero speso quei soldi per creare dei costumi, esattamente come facevano nei Super Sentai, e avrei fatto combattere il Megazord, ovviamente con un gioco di prospettiva, con il cattivo ingigantito da Rita, usando appunto delle persone con dei costumi. Sarebbe stato molto vintage, molto kitsch, sarebbe stata una strizzata d'occhio agli effetti reali dell'epoca e quindi non avrebbe stonato. Invece, secondo me, ha stonato un po' di più il fatto che abbiano usato questa CGI un po' scadentina. Però per il resto sono davvero molto, molto contento. Da quando è venuto a mancare Jason David Frank, il Green Ranger originale, che io sono tornato a riguardare gli episodi dei Power Rangers, che sto pensando di fare il cosplay del Blue Ranger, e sapere che c'è stata questa reunion, che il Blue Ranger ha un ruolo così di rilievo, mi ha davvero scaldato il cuore, sono molto molto contento. Fatemi sapere voi. Quanto siete fan dei Power Ranger, quanto avete amato questa reunion, se invece siete nuovi, siete freschi, siete dei ragazzini e quindi non avete idea di cosa sto parlando, fatemi sapere se questa cosa vi ha un po' interessato, se non dal punto di vista della serie televisiva, che comunque è invecchiata non male, malissimo, quantomeno dal punto di vista del collezionismo dei giocattoli, ci sono tante cose interessanti che si possono collezionare dal punto di vista del franchise dei Power Rangers. Vi consiglio anche, sempre su Netflix, la puntata I giocattoli della nostra infanzia sui Power Rangers, che vi spiega un pochino come è nato il tutto. Fatemi sapere ancora voi cosa ne pensate di tutto questo, scrivetemi qua sotto nei commenti, io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico Power Rangers per sempre.